Ciao a tutti ragazzi, ma bentornati sul canale. Oggi siamo qui, come avete visto dalla copertina, perché c'ho una nuova collezione. Ho una nuova scimmia. T'avevo detto di no. Parlo di te, ma non dovevi venire sul... Non dovevi... No. Bah. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. L'avete anche conosciuta, insomma, la scimmia. L'avete anche conosciuta e quindi è lei, è una nuova collezione, quindi ragazzi, annaggia, mi sono disfurato. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti e niente, stiamo continuando a crescere, quindi con un abbraccio vi accolgo nella comunità di Hotbit. E che cosa vi devo dire? Che qui sotto, come sempre, trovate tutti i miei link, anche al salotto di Sheldon, che dà il nome al gruppo di nerd, il salotto per i nerd che trovate su Facebook, è gratuito, veniteci a trovare, siamo più di 1400, potete postare le vostre collezioni, i video del vostro canale se ne avete uno, chiedere, fare domande, condividere i vostri acquisti, trovare notizie nerd che postiamo noi. E quindi insomma è interessante il mio secondo canale, il canale della mia piccolina, della mia figlioletta, quindi se volete sostenerla potete iscrivervi al suo canale qui sotto, insomma trovate tutto nell'info box e, annaggia, non ce la faccio, non ve l'aspetterete mai che cos'è questa scimmia, non ve lo potete aspettare. Allora, facciamo un pochino di storia. Nel 1980 un signore britannico fondò la Bluebird Toys, che fece tutta una serie di giocattoli finché non cominciò ad avere un po' di difficoltà economiche, e prima grande successo, poi un po' di difficoltà economiche, ma venne salvata da un'idea, e diventò un'idea dirompente, clamorosa, famosa in tutto il mondo, perché lui aveva una bambina e voleva creare qualcosa per cui la bambina potesse portarsi dietro un suo mondo, dei suoi giocattoli da portarsi sempre dietro. Così nacque il mondo Polly Pocket. Sì, mi sono messa... Mi farete pure voi? Mi farete pure... Aspetta, c'è un motivo, né? Mi sono impazzito e comincio a collezionare le Polly Pocket. Fermi lì, c'è un motivo. Nel 1989 la Bluebird Toys lanciò il marchio Polly Pocket, ebbe un successo clamoroso in tutto il mondo. Dopodiché, dopo un po' di anni, ovviamente, sapete, quando c'è una piccola società di giocattoli che lancia fuori qualche idea geniale, poi ci sono gli squali, le grosse company che ovviamente cercano subito di accaparrarsi il successo, e quindi la Bluebird Toys dopo qualche anno cedette la distribuzione alla Mattel, e alla fine nel 98 la Mattel comprò il marchio Bluebird Toys, liquidò tutti i dipendenti, spostò tutto nel quartier generale e praticamente dichiarò la fine della Bluebird Toys e integrò la Bluebird Toys all'interno di Mattel, come ha fatto per esempio l'Hasbro con la Kenner e tantissime altre cose. Ma non siamo qui per parlare di questo, siamo qui perché tra i miliardi di set che ha fatto la Polly Pocket, che ha fatto la Bluebird, ce n'è uno che mi ha mandato fuori di testa. E qual è? Oggi vediamo ben 4 di questi set. Dov'è la genialità di questi set? Perché mi hanno attirato? Perché le Polly Pocket mi hanno attirato? Perché la Bluebird ha preso la licenza, nacquero le Polly Pocket nel 89, nel 94 mi pare, prese la licenza dalla Disney e quindi cominciò a fare dei diorama Polly Pocket, quindi dei diorama in miniatura dei film Disney. Sapete io quanto sia Disney, quanta sia la mia passione per i cartoni animati Disney, quindi ho visto questa cosa e sono andato letteralmente fuori di testa. Vi faccio vedere l'ultimo arrivato dal box e poi gli altri. Vi faccio vedere che cosa si sono inventati. Guardate, questo è uno dei set e questa è Agrabah. Questa è Agrabah. E adesso ve la faccio vedere aperta Agrabah. Allora ragazzi, ecco qua Agrabah. Guardate che cosa si sono inventati questi della Bluebird Toys. Guardate che roba, ragazzi. Guardate che spettacolo. Guardate il dettaglio. Poi questi girano, si muovono, fanno tutte determinate cose. Questo che fa? Viene fuori. Cioè ogni tanto si scopre... Questo fa qualcosa, ma non riesco a capire che cosa.
ogni tanto vedete questo si alza e si abbassa, fanno, guardate, c'è il tappeto, e questo poi si apre anche così, eccolo qua, guardate, guardate il dettaglio, guardate che cosa c'è, quale maestria nel creare mini ambienti. E mio, guardate il serpente, cioè questa è Agrabah quando vedete i ladroni, e guardate c'è Jafar, vedete, mettiamo a fuoco Jafar, eccolo lì, e insomma è una cosa incredibile, ragazzi, guardate, guardate che roba, bello bello bello, ragazzi, il tutto, c'è uno spaccato di Agrabah, c'è anche il papà con la tigre, uno spaccato di Agrabah in aspettate che il coso, eccolo qua, in uno spazio minuscolo, infinite possibilità in un minuscolo spazio. Avete visto, ragazzi, che miniaturizzazione, che particolari, cioè io sono andato fuori di testa, ma andiamo avanti perché qui abbiamo la casa degli Aristogatti. Guardate, ma sono, cioè, delle miniature, sono piccoli piccoli, guardate, questa è la mia mano, però adesso poi vi faccio vedere anche questo dentro, ve lo apro, e ci sono, ragazzi, delle cose mi mandano fuori di testa, ragazzi, mi mandano fuori di testa. Adesso vi faccio vedere anche questa. Allora, il problema di questi playset è che quando li trovi con i personaggi, che adesso vi faccio vedere, quelli che hanno alcuni personaggi, sono piccolissimi, quindi sono quelli che si perdono prima. Quindi senza personaggi si trovano veramente a un prezzo ridicolo, con i personaggi costano una tombola. Io sono innamorato delle ambientazioni, dei playset, e quindi sto puntando sui playset. Poi se c'è qualche personaggio, bene. Poi vedremo magari di recuperare magari anche un personaggio per ogni playset. Ma è tanta tanta roba. Guardate questi due. E qui, ragazzi, siamo su uno dei miei cartoni animati preferiti in assoluto. Ma intanto guardate per i patiti degli Aristogatti, guardate. Questa è la banda di Scannagat, che quando suonano, vedete, se vi ricordate, sfondano il pavimento e vanno a finire di sotto. Cioè, è una cosa, mi manda fuori di testa sta cosa. Anche questo si apre, eccolo qua, anche questo si apre. Anche qui non so se ho trovato tutti i segreti di questo set. Quindi, cioè, guardate che roba, la stanza col piano, l'arpa, il letto. Poi qui abbiamo l'altra parte sotto del fienile dove c'è il coso. Qui c'è il salotto dove dipingono, e guardate il laghetto esterno con dove praticamente vengono trovati, dove appare Romeo per la prima volta. Cioè, guardate che roba, guardate che spettacolo, ragazzi. Io vado fuori di testa. Adesso cerco di mettere a fuoco vari punti del playset. No, vabbè, ragazzi. E poi ripeto, un playset completo, bello, così. Eccolo qua, un playset completo, che poi, tac, 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 lo chiudi. Eccolo qua. E diventa una casetta piccolissima. Guardate come sono fatti, ragazzi. Passiamo al terzo, che questo è uno di quelli che mi ha sconvolto di più in assoluto. Guardate. Guardate questo del Gobbo di Notre Dame, con Notre Dame e il quartiere intorno a Notre Dame. Adesso ve lo apro e vi faccio vedere, ma soprattutto adesso vi faccio vedere, perché questi set, quelli anche un pochino più grandi, soprattutto quelli un pochino più grandi, questi set, quelli un pochino più grandi, adesso se lo trovo ve lo faccio vedere, perché, ragazzi, si illuminano. Eccolo qua, ragazzi, adesso c'è tanta luce, poi magari ve lo faccio vedere con meno luce, ma si illuminano, ragazzi, si illuminano pure, sono una cosa incredibile. Adesso vi faccio vedere questo di Notre Dame, perché mi manda fuori di testa. Tra l'altro, quello di Notre Dame c'ha anche Clopin, quindi un personaggio ce l'ha, ed è assolutamente bellissimo, bellissimo, bellissimo. Mettiamo Clopin qui al centro, eccolo qua. Eccolo qua, e adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio, ragazzi. Per quanto io adoro Parigi, adoro il Gobbo di Notre Dame, questo è uno dei set preferiti. Guardate che roba, guardate, con Clopin che prende, entra dentro la tenda e poi riesce, cioè, guardate che spettacolo. E poi si apre qui, guardate, qui si apre e si può suonare la campana, guardate,
si suona la campana e poi qui c'è tutto dentro Notre Dame, guardate che roba, c'è dentro Notre Dame e in più anche questi si aprono, guardate qua, guardate il dettaglio, guardate, e guardate, è pure illuminato ancora, è rimasto illuminato, fermi che è rimasto illuminato, sì, è rimasto acceso, guardate che roba, allora pure qui, aspettate, vediamo, quella è rimasta accesa di luce, però non mi ricordo dove l'avevamo illuminato, aspettate, eccolo qua, guardate, vedete, è illuminato lì, o si può illuminare qui sotto, vedete, fa come la fiamma, e terzo è spento, no vabbè ragazzi, è una cosa clamorosa, e niente, i dettagli sono incredibili, guardate, questo che gira, perché gira questo, io tutti mica l'ho ancora capito, i cosi che ci sono nel set, magari ogni tanto mia figlia scopre qualcosa di nuovo, di diverso, però la piazza qui di Notre Dame con Clopin che balla e che entra e esce, ovviamente anche quello gira, vedete, la pedana al centro davanti, e quindi con gli altri personaggi si possono far girare tutti, e niente, qui c'è la Senna, e mi mandano fuori di testa sti set, guarda, questo si muove, eccolo, ok, guardate, quello si apre, si alza, guardate, no vabbè ragazzi, è bellissimo ragazzi, sono andato in fissa in maniera clamorosa, bello, spero siate rimasti affascinati da questi playset, ma adesso ve ne faccio vedere un ultimo che è clamoroso, ma ce n'è un altro in arrivo che ho preso e deve arrivare ancora. Questo è il castello di Cenerentola, guardate che roba, anche questo si illumina, questo si apre tutto, è una cosa clamorosa, e tra l'altro ho scoperto che alcuni set sono stati fatti, non so se sono quelli Bluebird e poi quelli distribuiti da Mattel, ma ci sono anche in diverse colorazioni, questo qui mi sono sbagliato, l'ho preso, ero convinto fossero due diversi, invece mi sono accorto che era lo stesso con due colorazioni, cioè mi servivano dei pezzi, insomma vabbè, una storia lunga, e quindi questo ce l'ho in tutte e due le colorazioni. Ma quello che sta arrivando, che è un altro pezzo che deve arrivare, l'ho preso in una colorazione, quella che preferivo, posso comprarli pure doppi ragazzi, quindi ve ne faccio vedere uno, quello più completo, che è questo qui, e che anche questo ragazzi si illumina, adesso ve lo faccio vedere, e adesso veniamo al pezzo forte, cioè al castello, che guardate si apre così, poi questi vengono giù così, aspettate, se no rischiamo di romperli, eccoli qua, quindi si apre così, e questo si apre così e così, guardate che roba, cioè, bellissimo ragazzi, guardate che roba, e poi se voi guardate, io poi tocco qui, guardate, questo si apre e viene fuori il salone con la festa. Ma se quello lo mettete così, guardate, vi faccio vedere, se voi vi inchinate, vi mettete dritto, dal salone si vede il giardino dove escono fuori il principe, perché vedete, è fatto così, quindi quando è montato così che è aperto, dalle finestre del salone si vede dove va il principe con Cenerentola durante il ballo, quando si allontanano, insomma. E poi c'è la scarpetta qui, vedete, aprite, c'è la scarpetta sulla scala, guardate. C'è la scarpetta sulla scala, ma la scarpetta c'è anche qui sotto, qui, eccola qui, che girate questa, vedete? Si gira questa qui sotto a sinistra, e c'è la scarpetta per provare la Cenerentola alla fine del film. Poi c'è questo che si apre, guardate, questo che si apre, e poi c'era questo che gira, che non mi ricordo, questo, perché questo fa così, guardate, si apre, poi questo gira e c'è i topi, che è la trasformazione della carrozza, e poi non mi ricordo, la torre qui si apre, qui c'è questo, guardate i fuochi d'artificio qui giù, eccoli, e poi la torre che si apre,
la torre che si apre. Eccola qua, la torre che si apre. Eccola qui che ci si mettono i personaggi. Eccola, bello, bello, bello. E anche questo si illumina. Anche questo si illumina e niente ragazzi, poi come sempre richiudi tutto. Richiudi tutto. Metti tutto qui. Boom. Aspettate, che è sempre... Ah no, c'è il salone aperto, scusate, non si poteva chiudere. Eccolo qua, lo chiudi ed è il castello. Vi faccio vedere la differenza tra i due castelli. Eccoli qua, vedete? Hanno la differenza di colorazione del pavimento e proprio sia delle scale che della struttura. Vedete, questo è più rosa, più carino. Quello è un colore un pochino più diverso, ma sono diversi anche i colori degli accessori. Vedete? L'orologio qui a destra è viola, a sinistra è rosa. Insomma, e non vi ho fatto vedere, guardate, dietro. Aspetta, ve lo faccio. Intanto qui c'è il ponticello col lago quando loro escono in giardino. E poi qui dietro c'è il cassettino e dentro ci sono la fata smemorina e una delle sorellastre, che si possono mettere nei vari punti del dove vedete questi buchi qui, ci si possono mettere le... Ma poi ognuno di questi cosi ha una valanga di trabocchetti, di botole, di cose veramente, dei set eccezionali. E adesso ragazzi io voglio sapere da voi, voglio assolutamente sapere da voi se sono matto o se sono veramente troppo carini questi set. Ditemelo. Ditemelo ragazzi se sono matto o se sto troppo carini. Secondo me sono troppo troppo belli. Cioè c'è una miniaturizzazione, un'ingegnerizzazione dietro, cioè io sono rimasto a bocca aperta ragazzi. Ce ne sono ancora tanti da prendere. Uno sta arrivando e insomma piano piano vedremo che cosa riusciremo a fare con questa nuova collezione, che non so assolutamente e minimamente dove mettere. Non ne ho proprio la più pallida idea. Per fortuna che sono molto piccoli, però quando cominciano a essere più di uno diventa un problema ragazzi. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi incuriosito, di avervi intrigato, che qualcuno mentre guardava il video sia andato di corsa a vedere su i vari siti di magari di recuperare quello del suo film preferito, perché tutti noi abbiamo un film Disney preferito. A me piacciono tutti ovviamente perché sono malato. E quindi niente, spero che vi sia piaciuto. Domani rimaniamo in tema Disney, perché ci sarà un disegnatore incredibile che ha disegnato per l'Italia, vive in Francia da tanti anni ed ha fatto parte degli Imagineering di Disneyland Paris. Chi sono gli Imagineering? Sono tutto quel dipartimento tra ingegneri, pittori, disegnatori, eccetera, eccetera, che creano la magia all'interno dei parchi Disney. Quindi ragazzi ci racconterà delle cose eccezionali, delle cose incredibili, quindi assolutamente, assolutamente da non perdere. Poi domenica gli acquisti fumettosi con un sacco di altre cose, novità, kick, unboxing, insomma come sempre. E niente ragazzi, spero che vi sia piaciuto, condividete, mettete mi piace, fate tutto ciò che il vostro cuore desidera e noi ci vediamo domani con un altro clamoroso video.